siamo qui in piazza per l'ennesima volta per manifestare contro questa cosa assurda che sono le morti, che nel 2022 veramente non dovrebbero più accadere. Non vogliamo più parlare di riduzioni, perché noi siamo proprio a volere lo zero morti sui luoghi di lavoro, perché non ci può essere assolutamente più questa disattenzione da parte dei datori. Non credo più che si possa neanche parlare di incidenti, perché laddove si riconosce veramente la responsabilità del datore si dovrebbe cominciare a parlare di omicidi colposi. Non possiamo più far finta di nulla in rispetto a questa situazione. C'è tutta quella parte che riguarda poi proprio la sicurezza, ma noi abbiamo visto un aumento importante anche nelle malattie muscoscheletriche, ma negli infortuni in itinere, che è il momento in cui il lavoratore si sposta per andare a lavorare, non riconosciuta addirittura da l'INAIL quando un infortunio viene fatto in una deviazione, magari un lavoratore accompagna anche un bambino, il figlio a scuola, e quindi deve fare una deviazione forzata, non viene neanche riconosciuto. Crediamo che sia il momento veramente di dire basta, crediamo che ci voglia una normativa seria e che ci vada una vigilanza un po' più curata, che oggi secondo noi manca quasi del tutto. E quindi siamo qui per di nuovo portare la nostra dimostrazione contro questa brutta vicenda che continua ad avvenire. Il lavoro deve dare opportunità di sviluppo familiare, e un lavoratore non può uscire al mattino per non tornare più la sera a casa. Esattamente sì, la sicurezza è anche un fatto culturale che va costruita fin da ragazzi e va poi mantenuta con la formazione professionale, con gli investimenti sul posto di lavoro per tutta la vita. Non è un costo, ma è un investimento, ed è un motivo ed è un modo per preservare la vita delle persone, di chi esce al mattino per andare a lavorare. Basta dare dei numeri che sono agghiaccianti: più di 20.000 denunce di infortunio entro il 30 agosto di quest'anno, nell'anno 2022. Sono 2.300 le denunce in provincia di Imperia, la media regionale di 83 denunce di infortunio al giorno ad oggi. Sono numeri mostruosi, e non sono solo numeri, sono persone. Sono persone che rischiano di non tornare a casa la sera, di avere delle menomazioni, di non stare bene. La media di questo territorio è più alta rispetto al nord-ovest. Abbiamo avuto un incremento rispetto all'anno scorso, un incremento dovuto soprattutto agli infortuni in occasione di lavoro, quindi escluso l'itinere, escluso le denunce per Covid, che pure ci sono state, anche gli incidenti in occasione di lavoro sono in crescita, e questo è un dato molto preoccupante, perché significa che c'è ancora tanto da lavorare e tanto da fare. Non soltanto una questione di formazione, chiediamo anche che vengano messe in campo delle politiche di controllo e di sanzione, perché se non si fa questo purtroppo non si hanno i risultati. Allora abbiamo rilanciato l'idea di una sorta di patente a punti per le aziende, che vengano decurtate in caso di non rispetto delle norme, in caso di problematiche, e che penalizzino le aziende nel partecipare ai bandi pubblici e all'assegnazione dei lavori, di modo che siano costrette ad essere sempre in regola dal punto di vista dell'antinfortunistica. E vogliamo anche che i servizi ispettivi, che ormai sono unificati, ASL, INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, Carabinieri, che anche su questo territorio sono pochissimi, ricordiamolo che la capacità ispettiva di questo territorio è ridotta al lumicino. Questo ovviamente dà un senso di impunità a chi le regole non le rispetta e mette a rischio la vita delle persone. Allora serve anche un investimento per fare i controlli nelle aziende, per sanzionare chi le regole non le rispetta. È un documento articolato in cui chiediamo molte cose, perché tanto c'è da fare per cambiare questa situazione. Non si possono più tollerare gli infortuni sul lavoro, e soprattutto che un operaio, un lavoratore o una lavoratrice perdano la vita per andare a lavorare o sul lavoro. Chiediamo investimenti per la sicurezza, soprattutto nei cantieri che vengono aperti per tutti i lavori del PNRR. È ripartita l'edilizia, è ripartita l'attività industriale, ma con essa anche purtroppo l'incidenza degli infortuni sul lavoro. Chiediamo investimenti in questo settore, perché non si può risparmiare sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. Chiediamo formazione e addestramento per i lavoratori, ma anche per i datori di lavoro.
si devono formare prima di aprire un'azienda, perché sulla sicurezza si deve investire, proprio perché il prodotto che ne viene fuori deve essere un prodotto etico. Si deve formare dalla scuola, come ha detto Fulvio, non solo nelle scuole professionali, ma in tutte le scuole superiori, perché la cultura della sicurezza deve essere una cultura che attiene a tutti i cittadini italiani, anche sulla strada, perché tanti incidenti si verificano in itinere. Quindi è un dovere di tutti rispettare le norme sulla sicurezza. Si devono applicare per gli appalti, non solo pubblici ma anche privati, i contratti firmati dalle sigle